tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda il test dei fondotinta. Ho un altro campioncino per farvi vedere come mi trovo con determinati prodotti e questo campioncino mi è stato dato ovviamente da Sephora e volevo farvi vedere come mi ci trovo, se il colore è buono, se la tipologia per quanto riguarda il mio viso va bene e tutto. Andremo a fare una base e ovviamente a me serve dare un po' di idratazione, quindi spruzziamo. Per quanto riguarda il make up occhi che vedete, poi ve lo metterò. Se già il make up è uscito ve lo metterò nelle schede, se non è uscito ovviamente lo farò uscire dopo il video del fondotinta. Dipende, perché poi sono molto a come mi gira. Allora, andiamo subito a mettere la crema, questa qui c'era di Cupra. Aspettate che prendo lo spag. Allora, sulle labbra, come ho già detto nell'altro video, perché stavo facendo ovviamente questo, ho come si dice? Ho un trattamento per quanto riguarda le labbra, quindi se notate che sono rosse, che sono leggermente voluminose, non ci fate caso, ma è il trattamento. Poi vi farò sapere. Allora, fa caldo, di norma mi trucco poco e niente, sono sincera. Ho in sistemazione la postazione, ho un po' di video, scusate, ho un po' di video da fare perché devo togliere tutti questi sacchetti, queste cose che ho acquistato perché prossimo mese fa il compleanno mio figlio e quindi devo sistemare tutto prima del compleanno, non voglio cose in giro, sapete, ma non mi piace avere cose in giro, specialmente quando io poi ho altre cose da sbrigare. Lui il vestito l'ha comprato, gli è stato regalato dal fratello, tutto il completo, ci sono delle cose, delle chicche. Gli ha voluto fare questo regalo, lui molto contento. E niente, poi ovviamente vi metterò qualche foto, qualche cosa del per quanto riguarda il compleanno, che sarà il 12 agosto. Ebbene sì, anche Andrea diventa grande, si fa per dire. È sempre il mio piccolino di casa, quindi si fa per dire. Ah. Allora, poi abbiamo... No, questo no. Allora, andiamo a prendere questo fondotinta di Benefit. Qui c'è scritto 1. Ora io non lo so qual è sinceramente, perché mi è stato dato dalla commessa, ma ovviamente poi ve lo scriverò nel titolo, qual è il fondotinta, perché poi lo andrò a vedere. Questa è la colorazione. Dovrebbe essere giusta. Dico dovrebbe perché ovviamente si deve prima provare. Perché poi cosa succede? Che lì allo store... con le luci e tutto, sinceramente il fondotinta sembra buono. Poi quando esci, chissà perché, chissà per quale losco motivo, non è più il colore adatto e quindi è una veramente una seccatura di quelle atroci. Io odio quando è questa la situazione, perché poi non si può toccare niente. Quindi, allora, metterò, come sempre, da questo lato la spugnetta e da questo il pennello per vedere com'è la stesura. Allora, il fondotinta è abbastanza denso, non è un fondotinta liquido come di solito utilizzo.
coprenza bassa, perlomeno io vedo una coprenza bassa, ma forse gliel'ho messa poca io. Andiamo a stratificare. Credo che sono io che ne metto poco. Perché all'inizio ho sempre paura di mettere tipo troppo fondotinta, sapete, quei mascheroni. Io vedo alcune persone che escono e hanno 3 kg di fondotinta addosso. E io è una cosa che non sopporto. Allora, lo sto vedendo chiarissimo. Sposto i capelli. Da qui lo vedo chiarissimo. Da qui invece lo vedo giusto. Perché? Adesso andremo a vedere con il pennello. Mi dimentico di avere il tatuaggio da questo lato. Dov'è l'altro pennello? Ecco qua. Andiamo a provare questo. Anche da questo lato sembra chiaro. Ma di norma è il mio colore. Come stesura è carino, eh? Come lo vedete? Allora, è abbastanza denso. Io non sono abituata a questo tipo di fondotinta. Sinceramente, sono abituato molto più liquido. Ad esempio, quello di Essence. Spesso mi dicono: "Ah, ma che bello, non si vede proprio la tua grana." Cioè, mi fanno i complimenti quando metto il fondotinta della Essence. Cioè, metto un fondotinta che so di che te vuol dire, non mi caga nessuno. Metto il fondotinta di Essence: "Ma bella, hai fatto una base bellissima." Quindi certe volte non state a prodotti costosi o altro perché non ne vale la pena. Io mi faccio dare i campioncini proprio per questo, perché volendo provare i prodotti preferisco. Preferisco utilizzarli così, no? Io sinceramente mi dispiace per i capelli, ma io sento caldo. Ho la mollettona. Avevo fatto i capelli ricci perché mi è arrivata una specie di piastra. Una specie di ferro. L'ho messo su Instagram se non mi sbaglio. Avevo comprato questo ferro e mi fa ricci, però dovete mettere un po' di lacca per tenerlo. E chi ha i capelli lunghi gli viene proprio stupendo. Perché poi viene un riccio abbastanza voluminoso. Allora, questo è il fondo. Allora, sinceramente mi piace, sia per quanto riguarda la Beauty Blender, sia per quanto riguarda il pennello, però io sono abituata a tamponare. Sembra tipo più chiaro, ma non lo è. Dal vivo non lo è. Dal vivo, da morto non lo so. Dal vivo no. Allora, adesso vado a mettere il correttore e tutto il resto e poi noi ci vediamo dopo. Allora, ho fatto tutto, ho finito gli occhi, ho messo blush, illuminante e tutto. Per quanto riguarda il fondotinta, mi piace. Mi piace la stesura che ha avuto. Aspettate perché devo pettinare le sopracciglia. Allora, per quanto riguarda la stesura, mi piace. Mi piace, mi sono trovata subito bene. Mi sono trovata subito bene. Non
Non la noto, nel senso non è pesante come fondotinta e quindi mi piace. Poi tutti gli altri prodotti, cipria, blush, illuminanti, si sono applicati benissimo anche al di sopra. La fronte va bene anche quella. La mia amica continua a mandarmi messaggi. Niente, che dire. Allora, per quanto riguarda il primo impatto, è buono. Mi piace, non si sente sul viso, assolutamente non si sente. Mi piace sia per quanto riguarda qui dove ho fatto con la spugnetta, sia per quanto riguarda il pennello. Però io per fissazione che ho proprio del mio cervello, devo tamponare sempre la spugnetta perché mi sento molto più sicura. Allora, per questo io già lo posso anche promuovere. Ovviamente adesso andrò fuori, devo andare a comprare due detersivi, due cose così. Quindi lo metterò alla prova anche con la mascherina, spero metterò quella nera proprio per evitare il bianco che diciamo, mi si sporca subito. Niente, come primo impatto è ottimo, anzi metterò anche lo spray così vediamo che resa dà. La stesura è stata buona, l'unica cosa è che è abituata con dei fondotinta abbastanza liquidi ci ho messo più pressione, diciamo così, però devo dire che non mi dispiace, proprio a dirvi la pura e sincera verità, non mi dispiace, sia come colore, perché è proprio uguale, guardate, vedete? È uguale, e sia per quanto riguarda la grana della pelle, mi piace, devo dire che posso valutare ottimo come fondotinta. Niente, questo è per quanto riguarda il fondotinta della Benefit numero 1. Poi vi scriverò il nome preciso del fondotinta. Adesso devo uscire, quindi non ho proprio tanto tempo. Niente, che dirvi di più? Io vi ringrazio per aver visto questi film, sì. Vi ringrazio per quanto riguarda questa tipologia di video. Se vi piace, mettetemi un pollice in su oppure scrivetelo sotto, che io ho altri fondotinta da testare e mi farebbe tanto piacere farveli vedere direttamente a voi. Scrivetemi un commentino, scrivetemi quello che volete, basta essere educate. Vi raccomando, seguite sempre il mio canale perché ci saranno sempre nuovi video. La programmazione certe volte è 2 settimane, 3 settimane, dipende cosa devo fare, dipende cosa, diciamo cosa i miei progetti, perché ovviamente avendo anche una famiglia, spesso mi capita di non riuscire a fare tutto insieme. Niente, che dirvi di più? Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!